Benvenuti a questa prima puntata di Vangelo e Vita. E il primo ciclo di puntate di questa nuova stagione inizia con una miniserie dedicata all'accoglienza e all'integrazione di persone immigrate. Iniziamo oggi questo breve viaggio che ci porterà eh, a conoscere alcune realtà ecclesiali della nostra diocesi, e, mh, e sono citate di casi della carità, di parrocchie e di strutture diocesane gestite dalla carità diocesana. Ci troviamo oggi in questo che è un luogo simbolo dell'accoglienza, il dormitorio. E siamo in una stanza, una delle stanze appunto che gli ospiti che qui alloggiano dove dormono, gli ospiti che qui alloggiano, e per parlare di accoglienza e integrazione abbiamo qui il direttore della Caritas Diocesana, Isacco Rinaldi, e Valerio Corghi che è del centro di ascolto di diocesano ed è il referente regionale per l'immigrazione. Partiamo da una panoramica, panoramica della realtà eh, del mondo Caritas dell'accoglienza. Isacco. Benissimo, la nostra Caritas Diocesana incontra tante persone in situazione di difficoltà nel nostro centro d'ascolto diocesano ma anche nella rete dei centri d'ascolto delle diverse parrocchie e all'interno di questi centri d'ascolto molte persone vengono per raccontarci la propria storia, la propria vita e alcuni ci chiedono anche un'accoglienza. Ci chiedono questa accoglienza sia persone straniere ma anche qualche italiano. Gli italiani ultimamente sono in forte crescita. Per noi accogliere non è soltanto un dare un tetto ma è un, aprire le comunità cristiane ad una relazione forte con le persone che vivono in una situazione di difficoltà. Nell'ambito dell'accoglienza il Papa ha invitato le Caritas eh, a, a dedicare un capitolo particolare all'accoglienza di, di, di profughi. E la Caritas come si sta muovendo? Allora, come Caritas Diocesana siamo stati già dal 2011 i primi a rispondere all'appello anche delle istituzioni a fare questo tipo di accoglienza, ma nel mandato specifico della Caritas non c'è tanto quello di gestire ma di animare il territorio. Quindi abbiamo coinvolto le diverse realtà, cooperative associazioni che sul territorio operano e abbiamo chiesto un loro coinvolgimento, garantendo però loro una collaborazione per far sì che oltre all'accoglienza e ai servizi che devono essere garantiti per la convenzione in atto con le prefetture, ci sia un'integrazione sul territorio e ci sia un'integrazione soprattutto nel mondo delle nostre parrocchie. Nella gestione dei profughi e delle persone profughe qual è la, la, la posizione della Caritas e la, la scelta fatta dalla Caritas? È una scelta di accogliere soprattutto le persone, però non facendone una gestione diretta, ma collaborando con le realtà che fanno l'accoglienza. In modo particolare noi abbiamo chiesto, nei momenti storici in cui i flussi migratori erano molto abbondanti, alle parrocchie di mettere a disposizione degli spazi in modo gratuito e favorendo la gratuità per far sì che tutte le risorse potessero essere investite per l'assistenza, l'inserimento sociale di queste persone sul territorio. L'impegno però della Caritas e delle parrocchie man mano che il tempo passa e che non c'è più questa emergenza è che le strutture parrocchiali possano essere utilizzate per le persone che non hanno dei contributi statali e per le quali non c'è nessun altro tipo di accoglienza disponibile. Per cui pian pianino le parrocchie usciranno da questo tipo di disponibilità per far sì che le cooperative possano continuare a gestire appartamenti in affitto reperiti nel mercato. Normale degli immobili. In questo panorama di accoglienza che abbiamo appena visto eh, della Caritas, qual è lo stile proposto dalla, dalla, Caritas, dalla nostra Caritas? Sì, nella prevalente funzione pedagogica eh, l'aspetto più importante è quello di animare e formare le comunità parrocchiali alla carità e all'accoglienza. La modalità è di un percorso di accoglienza diffusa sul territorio, di piccoli numeri, dove nell'accompagnarci a vicenda la comunità parrocchiale ha un ruolo determinante, fondamentale, attraverso l'ascolto, la relazione, l'opportunità anche di integrazione, dove davanti a tutto c'è la contestualizzazione di un progetto con e per la persona accolta. Le realtà ecclesiali aperte all'accoglienza, abbiamo accennato all'inizio, quali sono, come possiamo eh, riassumere un po' la loro presenza. Innanzitutto la nostra diocesi è molto ricca di comunità parrocchiali, di realtà che fanno accoglienza sia durante l'anno sia nel periodo più particolare che quello invernale. E pensando un po' all'esperienza di tutti questi anni, sono diverse, veramente tante, le parrocchie che accolgono, significativa la relazione con le case di carità e negli ultimi anni registriamo anche famiglie private che mettono a disposizione spazi anche del loro appartamento per l'accoglienza di persone in difficoltà che vengono conosciute e, e vengono accompagnate dal centro d'ascolto diocesano. Ecco, come lo dicevi prima, questa accoglienza a piccoli numeri dà anche dei risultati in termini di integrazione di queste persone? Sì, l'esperienza ci dice che eh, davanti a tutto cerchiamo di condividere una piccola opera segno che non sia risolutiva di tutti i problemi o di tutte le difficoltà. Il cuore della comunità è in questo cammino l'opportunità di creare qualcosa per la persona, dove davanti a tutto c'è l'instaurarsi di una relazione significativa, attenta e che possa stimolare la persona stessa. Allo stesso modo in alcuni percorsi c'è stata anche proprio un'integrazione molto positiva anche nell'ambito scolastico piuttosto che occupazionale, veramente significativa. Ecco. Tra le persone accolte, Giacomo, certamente le figure più deboli sono le donne. Quali iniziative rivolge la Caritas a queste persone? Senz'altro sono le persone sulle quali è più difficile intervenire e soprattutto quando queste donne sono vittime di tratta o hanno avuto dei trascorsi in cui sono state trattate o quando eh, oltre alla donna c'è anche la presenza di minori o eh, sono state di gravidanza. Su questo noi abbiamo istituito un coordinamento a livello diocesano che si chiama Mare di Magdala che si occupa della formazione eh, a queste tematiche e dell'accoglienza un po' su tutto il territorio parrocchiale. E stiamo cercando di fare uno sforzo molto grande anche collegati con le istituzioni pubbliche per far sì che su queste persone, soprattutto per quelle donne di provenienza soprattutto nigeriane che escono dalla tratta ci sia un coinvolgimento maggiore anche degli organi istituzionali preposti come la prefettura e eh, la questura per far sì che possano essere reinseriti nei percorsi ordinari eh, di accoglienza eh, perché le nostre strutture, diciamo, eh, del privato sociale e della Chiesa non possono far fronte alle tante richieste che in questo momento ci stanno pervenendo. Ecco, parliamo, eh, spostiamoci un attimo dalle persone accolte a chi invece questa accoglienza la, la rende eh, concreta, le persone, le persone che da volontari, da operatori accolgono eh, le persone in difficoltà. E, mh, che, che formazione avete pensato per loro e come sono accompagnate dalla Caritas? Eh, ma è particolarmente importante eh, l'aspetto formativo. Eh, noi organizziamo tutti gli anni un percorso formativo, sotto il periodo invernale, per accompagnare le parrocchie, ma direi che la formazione principale eh, avviene sul campo, nella relazione con le persone in difficoltà. Eh, per noi è indispensabile che le persone che vengono accolte non vengano considerate degli oggetti a cui noi facciamo dei servizi, ma delle persone che condividono un percorso di accoglienza e ai quali anche Chiediamo di mettersi a disposizione per dei piccoli servizi in una condivisione e come diceva Valerio prima il fatto di accogliere dei piccoli numeri favorisce molto la relazione e fa sì che si passi dall'accogliere uno straniero ad una relazione personale con John, con Steven, con una persona che ha una storia diversa dalla mia ma che con me condivide un percorso. Ecco, i, i giovani nelle comunità ecclesiali, ehm, ci sono anche giovani sensibili a questi discorsi di d'accoglienza? Sì, eh, all'interno dei volontari che prestano queste attività di servizio, la presenza dei giovani c'è, i giovani ci stanno, rispondono alle volte anche accompagnati dai più eh, esperti e condividono i percorsi di accoglienza che in diocesi eh, proponiamo. Oltre a ciò ci sono anche delle esperienze significative, penso a quella legata alla vita comunitaria che come Caritas proponiamo ai giovani, come anche altre esperienze eh, di altre realtà della nostra diocesi che proprio hanno l'attenzione all'accompagnamento dei giovani all'interno di percorsi di accoglienza. Stiamo ancora sul discorso formazione e sensibilizzazione delle comunità. Quali iniziative o come fate anche per cercare di stimolare le comunità a rendersi sensibili a questo discorso di accoglienza? Penso che l'aspetto più importante, lo ricordava prima Isacco, è quello di creare una sorta di comunione negli aspetti formativi, testimoniando quello che sono le buone prassi, le esperienze, il vissuto di Caritas diocesana insieme ad altre comunità parrocchiali. L'altro aspetto importante è quello di andare a personalizzare su ogni comunità parrocchiale l'aspetto formativo e l'accompagnamento in ambito accoglienza. Nelle comunità eh, che accolgono, eh, qu quali frutti porta questa quest apertura all'accoglienza? Penso che accogliere eh, significa fare spazio prima dentro di sé e poi fare spazio all'altro. Penso che davanti a tutto ci sia il frutto di una relazione, il frutto di un accompagnamento, il frutto di mettersi al fianco di chi è in difficoltà e come si ricordava anche prima... In una dimensione cristiana, in una dimensione attenta, nel non essere, eh, ripeto, risolutori di tutti i problemi che una persona ci porta, ma soprattutto nel valorizzarla, nel vedere la persona non come un problema, ma come una propria persona che ha delle competenze, che ha delle attenzioni e può, grazie al mettersi di fianco, eh, avere l'opportunità di proseguire il proprio cammino. Isacco, allora l'inverno ormai è alle porte e si intensifica anche il, il periodo in cui la Caritas eh, cerca di sensibilizzare le comunità ad accogliere. Come, eh, cosa deve fare una comunità che desidera partire? Ecco, noi facciamo un appello forte su questo, si avvicina l'inverno e se una parrocchia è disponibilità di qualche spazio, di qualche giovane, di qualche adulto è disponibile, ci contatti e ci mette a disposizione degli spazi e insieme costruiamo un progetto che subito potrà essere visto come un luogo di accoglienza ma diventerà un luogo di evangelizzazione soprattutto per i giovani e per gli adulti che faranno questo tipo di servizio. Facciamo un piccolo focus sulle persone arrivate a Reggio in questi anni, nello spaccato di persone che avete incontrato, eh, chi sono, eh, anche nel, dal centro d'ascolto, eh, chi sono e che bisogni hanno manifestato. Sì, diversamente un po' da quello che tutti possono pensare, eh, i numeri dell'immigrazione e i numeri delle persone che si recano nei nostri centri d'ascolto eh, sono tendenzialmente in calo. E questo non perché eh, i problemi siano minori, ma perché molti immigrati che sono arrivati in Italia negli anni sono ritornati ai propri paesi di origine o hanno migrato verso altri paesi. Quello invece che stiamo vedendo è un... Un, aumentare, un aumento significativo delle difficoltà che le persone ci presentano. Faccio un esempio banalissimo, se noi vent'anni fa incontravamo un giovane che veniva da solo e che chiedeva un luogo dove dormire e dove mangiare, magari in questi vent'anni questa persona si è sposata, ha dei bambini, aveva comprato una casa. Perdendo il lavoro questa casa magari è stata venduta all'asta e si trova senza un lavoro, senza una casa, con una famiglia in cui i figli sono italiani a tutti gli effetti, parlano l'italiano e Quindi pensare di aiutare questa persona in questa situazione è molto più complesso rispetto a quando era arrivato solo in Italia vent'anni fa. Quindi è la complessità che ci spaventa. E poi l'altra cosa che ci sta mettendo in difficoltà è che molte delle persone che incontriamo hanno tanti tipi di problematicità. Eh, alcuni usano e abusano di sostanze, eh, magari hanno in modo congiunto qualche problema col gioco d'azzardo, non hanno più la casa. Non hanno più un reddito e quindi i percorsi con queste persone sono veramente difficili. Però penso che siano proprio queste le persone che possono aiutare le nostre comunità cristiane a fare realmente dei percorsi di conversione e partendo da queste persone che sono gli ultimi, le persone più in difficoltà che oggi incontriamo, le nuove povertà, che le nostre comunità cristiane possono convertirsi, possono riprendere, rimettere al centro i poveri nella vita della comunità stessa. Bene, allora Isacco, Valerio, io vi ringrazio. La puntata di oggi termina qui e vi diamo appuntamento con Vangele Vita alla settimana prossima. Arrivederci.